Benvenuti al consueto appuntamento del Santo della Settimana. Oggi vi parlerò di San Ciriaco. Ciriaco fu vescovo di Ancona sulla metà del IV secolo. Il suo episcopato coincise con il più fortunato affermarsi del cristianesimo in quella regione, dopo la stretta della persecuzione e nel clima della pace costantiniana. La gloria di San Ciriaco sarebbe cominciata ancora prima della sua esaltazione alla cattedra anconetana. Egli infatti avrebbe fornito a Sant'Elena le indicazioni necessarie per rintracciare sul Calvario, nel fondo di una cisterna, i resti delle tre croci innalzate il venerdì della Passione. Con il ritrovamento della croce, il giovane palestinese si sarebbe convertito al cristianesimo e, spinto dal fuoco della vocazione apostolica, si sarebbe messo a predicare tra i connazionali. Il suo zelo e i molti successi lo costrinsero ad abbandonare la Palestina. Ad Ancona, Ciriaco fu vescovo carico di meriti e nel suo episcopato la fede cristiana mutò profondamente il volto della città. Sessantenne, volle tornare pellegrino in Terra Santa e i giustizieri di Giuliano l'Apostata lo sottoposero ad un crudele martirio che comprese piombo fuso in bocca, serpi velenosi, graticci. Le sue reliquie tornarono però ad Ancona e vi riposano ancora in un'urna d'argento sotto la volta della bellissima cattedrale che dal patrono della città ha preso il nome, rendendolo illustre anche nell'arte e nella storia. Grazie per il cortese ascolto e arrivederci alla prossima settimana.